grande Francesco. Allora, benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Siamo qui insieme all'amico Francesco Loi, primo flauto di Genova e poi conosciuto da tutti, quindi non c'è bisogno di grandi presentazioni, per presentare questo marchio che è da poco in Italia, che si chiama Dizao. E quindi ho voluto appunto invitare Francesco proprio per sapere che cosa ne pensa di questo strumento, sia da un punto di vista meccanico che da un punto di vista proprio sonoro, di emissione e di facilità, diciamo, dello strumento. Io già ho avuto occasione appunto di provare, diciamo, questi strumenti e sono veramente strumenti, diciamo, favolosi. Però avevo appunto bisogno di una conferma anche appunto degli amici importanti nel panorama flautistico per sapere anche le loro impressioni e che lui possa, diciamo, anche farle conoscere a voi, ecco, in modo da avere una migliore prospettiva, diciamo, dello strumento in generale. Quindi, Francesco, secondo te questo strumento, che parliamo chiaramente di un modello da 6.000 euro, tutto in argento, fatto a mano, costruito a Boston, fuori aperti, discendente al Simmi, snodato, costruito appunto da questo costruttore di Zao, che comunque nell'ambito della costruzione è stato assolutamente un costruttore di grande importanza. Ma Tu, dato, visto che hai suonato i sì, berri, infatti una grande facilità. la prima cosa che è l'approccio. Questo flauto è molto semplice, immediato, ma allo stesso tempo ha una grande qualità. Cioè, è raro trovare un flauto, diciamo di una fascia di prezzo Così, economica, certo. che abbia queste caratteristiche. Cioè, bisogna andare su flauti magari Di grande livello, di grande elevatura. livello e che cominciano a costare magari su 10-12 mila euro per trovare questa qualità. Devo dire che mi ha positivamente impressionato. Questo è positivo, E anche la meccanica, la meccanica la la fluidità. trovo fantastica, molto simile al modello americano tipico Brannen, Ok, quindi molto Powell, bella sotto le molto mani, bella, sì, molto bella. certo. E la grande efficienza di questo flauto secondo me è data dalla testata. Questa testata è assolutamente azzeccata, con un foro molto largo e è tagliata al punto giusto. Quindi Positivo. sì, appena l'ho messa e ho soffiato, ho trovato subito facilità. Devo Bene, mi fa dire, lo molto. consiglio assolutamente, lo consiglierò ai ragazzi Infatti mi fa molto piacere, non so, ma se tu hai avuto anche l'occasione di provare anche i modelli qui da ma ho studio, perché considera appunto che questi strumenti sì. partono diciamo da intorno agli 850-900 euro per i modelli tutti in alpacca, poi intorno ai 1.500 i modelli Sì, con la no, testata in argento, con corpo in argento, è impressionante. la cosa incredibile è che lo stesso approccio, la stessa qualità la mantengono anche su quelli da studio, Questa è perché una cosa molto comunque importante. la costruzione, il taglio della testa è identico da quelli da 800 euro Ti fino dirò tra al l'altro top di che gamma. questa marca, ho saputo che le testate vengono tutte costruite a Boston Sì. e proprio per dare la migliore qualità costruttiva, tutte seguite da Dizao, mentre i corpi, in questo caso che è il modello diciamo di punta, viene costruito interamente a mano a Boston. Invece nei modelli diciamo più economici il corpo viene fatto in Cina, quindi per garantire un ottimo rapporto Qualità-prezzo, qualità-prezzo. Però certo. sempre il signor Dizao li controlla Poi uno a uno. Zhao, tu stesso mi dicevi che Sì, è è stato stato capo progettatore alla sia alla Powell e Enz, all'Enz, alla quindi insomma Powell, insomma, stiamo un'esperienza parlando di. assolutamente importante. Guarda, ti chiediamo Francesco se ci fai altre 3-4 note e chiudiamo il video in bellezza in questo modo. Non so, so che insomma a breve farai dei concerti di Vivaldi. Sì, vabbè. No, è importante, magari facci qualcosa di Vivaldi così per chiudere in bellezza. Qualsiasi cosa, proprio 10 secondi di quello che ti Va pare, bene. quello che vuoi. Bene, grazie e ci vediamo da Borsari. Ciao a Grazie, tutti! ciao, ciao.